numero 3 Amerighi Viola, con il numero 5 Nicotti Martina, con il numero 6 Rossi Margherita, con il numero 7 Burra Melissa, con il numero 8 Borrini Beatrice, con il numero 9 Della Maggiora Chiara, con il numero 10 Nicolai Chiara, con il numero 13 Sandroni Sonia, con il numero 15 Barbieri Erika, con il numero 17 Nicotti Rebecca, con il numero 18 Charigi, con il numero 20 Rossi Viola, scusate, con il numero 23 Martinelli Giulia, con il numero 20, con il numero 44 Fedet Elena, con il numero 77 Bartalucci Gianna, allenatore Claudia Guida. Ed ora passiamo a presentare il mezzo corona alla squadra di casa, con il numero 33 il capitano Eleonora Italiano, con il numero 3 Enrica Terrana, con il numero 4 Aurora Gisliberti, con il numero 8 Giulia Faig, con il numero 9 Martina Betta, con il numero 12 Elena Pedron, con il numero 16 Niki Razzica, con il numero 17 Roberta De Mattio, con il numero 22 Luisa Dalla Valle, con il numero 23 Arianna Mazzucchi, con il numero 25 Elisa Giovannini, con il numero 27 Giada Veronese, con il numero 44 Emma Girlanda, con il numero 47 Noemi Coati, con il numero 82 Anna Chiara Campestrini, con il numero 99 Arianna Bulatti, allenatrice Sonia Giovannini. Arbitrano l'incontro i signori Bilel Rim e Stefano Ploteger, commissario della FIGH Giovanni Cropanise. Buona partita a tutti. Riprende il campionato nazionale di Serie 1 femminile e alla prima giornata a mezzo corona si affrontano la squadra di casa, che è alla seconda esperienza nella massima serie nazionale, ed il Touché Prato, che è la neopromossa e quindi una matricola che vorrà sicuramente ben figurare. Due squadre sicuramente molto giovani, hanno atlete di talento giovanissime e che hanno fatto bene anche nei campionati under 20, e fra poco incominceranno questa nuova avventura nel campionato di massima serie. Palla al centro con il capitano Virginia Ucchino, che si appresta a passare la prima palla alle compagne, e quindi il Prato farà la prima azione di attacco. Tutto pronto per il via, che in questo momento gli arbitri hanno fischiato. E si parte per questa nuova avventura, questa nuova stagione. Il Prato fa girare la palla,
area delle giocatrici del Prato. Mezzocorona che attacca in velocità, palla Gislimberti, Faig, la nuova entrata di nazionalità rumena. Campestrini, Betta, Faig. Fallo su Gislimberti e tiro punizione dai 9 metri. Nuovamente il mezzo corona che fa girare la palla. Giada Veronese, Gislimberti. Fallo ancora su Gislimberti. Gli arbitri hanno alzato la mano del passivo, per cui al mezzo corona ha poco tempo per andare al tiro. Tiro che Anna Chiara Campestrini prima si fa murare, ma poi riprende la palla e segna il primo gol della stagione. Mezzo corona 1, Prato 0. Prato che attacca e mezzo corona riprende la palla, però viene fischiato un fallo in attacco sul passaggio fatto da Giulia Martinelli, dal centrale. Palla Charity, Martinelli, Rossi, Razzica para il tiro dall'ala e in seconda fase il mezzo corona velocissima segna con Gislimberti, però nella ripresa Charity accorcia le distanze. Mezzo corona 2, Prato 1. Mezzo corona riprende da centrocampo. Fa girare la palla il centrale Giulia Faig. Palla Betta, Martina Betta segna dall'ala, 3-1 per il mezzo corona. Prato che rallenta, riprende a far girare la palla. Charity, Rossi, Martinelli, le tre davanti, però Niki Razzica e Giada Veronese sbaglia il tiro in una seconda fase, per cui il Prato può tornare in attacco e far girare la palla tranquillamente. Sempre Rossi, Martinelli, Rossi, Martinelli, Charity, Charity, area del pivot, fischiata area al pivot. Mezzo corona che riparte in seconda fase, però lancio sbagliato di Campestrini che getta la palla in out e quindi può riprendere il Prato con una rimessa dal fondo. Il risultato sempre sul 3-1 dopo che sono passati 4 minuti e 30. Sempre il trio di attacco davanti del Prato con Rossi, Martinelli e Charity che fanno girare la palla. Ora taglio dell'ala e Charity sbaglia il tiro. Lancio in contropiede per Betta. Betta segna in contropiede sul lancio del portiere. Il mezzo corona si porta sul 4-1. Rigore del mezzo corona, provocato dal mezzo corona per un fallo fatto sulla seconda fase
di Rossi si appresta a tirare il tiro dai 7 metri. Charity contro Elena Pedron, che intanto era entrata al posto di Nicky Razzica, e il Prato accorcia a 2, segna, quindi il risultato è sul 4-2. Mezzocolonna che fa sempre girare la palla, ora Campestrini, e purtroppo per il Mezzocolonna Giada Veronese entra dall'ala ma si fa parare il tiro. Adesso Campestrini ferma Rossi, batte subito i 9 metri, il Prato fa girare la palla con tranquillità. Incrocio dei pali da parte del Prato e palla che torna al Mezzocolonna. E però Campestrini sbaglia il passaggio al pivot e la palla torna al Prato, che in un contropiede, in contropiede passa, può recuperare e segna il numero 3, segna il terzo gol, per cui Mezzocolonna 4 Prato 3 dopo che sono passati 7 minuti. Mezzocolonna nella rimessa butta la palla al vento, così il Prato può riprendere ad attaccare per tentare di pareggiare l'incontro. Mezzocolonna con Betta però sbaglia il passaggio del contropiede e quindi la palla torna al Prato. Mezzocolonna che sta facendo un sacco di errori in questo momento, però Razzica para e quindi la palla torna al Mezzocolonna, che negli ultimi minuti ha avuto delle azioni piuttosto confuse gettando al vento diversi palloni. Adesso Mezzocolonna in attacco, fa girare la palla in maniera ragionata con Giulia Feig che ha, e Betta però sbaglia il passaggio al pivot clamorosamente, per cui la palla torna al Prato, che con Charity Mezzocolonna che prende la palla e in seconda fase deve fermarsi perché il Prato recupera in difesa, quindi nuovo attacco per il Mezzocolonna, nuovo attacco ragionato, Veronese, Gislimberti, Feig, Campestrini, Gislimberti, Veronese e Gislimberti passa una bellissima palla a Enrica Terrana che segna il quinto gol, quindi Mezzocolonna 5 avanti di 2 lunghezze sul Prato, che è fermo a 3 reti dopo 9 minuti di gioco. Prato che gira sempre la palla con i 3 giocatori frontali, Rossi e con una bella azione l'ala del Prato, Beatrice Borrini, segna il gol numero 4 per il Prato, che accorcia nuovamente le distanze e si porta ad una sola lunghezza. Mezzocolonna adesso che attacca nuovamente, fa girare la palla e Feig tenta un improbabile passaggio al pivot e perde la palla, quindi la palla torna in mano al Prato. Palo nuovamente per e in contropiede fra Betta e Gislimberti,
due bei passaggi che portano il mezzo corona nuovamente a due lunghezze di vantaggio, a 6 gol. Però Charity, il mezzo corona non rientra adeguatamente e Charity in contropiede riesce a procurarsi un tiro di rigore. Esce Razzica e entra Pedron in porta per il mezzo corona, e sempre Charity al tiro dai 7 metri. Tiro dai 7 metri di Charity che segna il gol numero 5 per il Prato. Prato che si porta nuovamente ad una sola lunghezza dal mezzo corona. Gli arbitri fermano il tempo per asciugare il pavimento. Ripresa del gioco da centrocampo per il mezzo corona, che può attaccare per provare a riportarsi a due lunghezze di vantaggio. Risultato dopo 10 minuti e 40 di 6 a 5 per il mezzo corona. Oh, Giada Veronese liberata in una bellissima azione, segna il gol numero 7 dall'ala destra, quindi mezzo corona 7. E viene fischiato un fallo a favore del Prato per difesa da parte di Campestrini su Rossi, che tentava il passaggio al pivo Tucchino. Adesso nuovamente il Prato che fa girare la palla, Rossi. Ucchino che segna, bel passaggio da parte del Prato, con Ucchino che segna e il Prato accorcia nuovamente e si porta ad una sola lunghezza di distacco. Ora il mezzo corona riprende da centrocampo. Mezzo corona che perde la palla in un passaggio sbagliato e quindi Prato che la riconquista, e la rete del Prato che pareggia il risultato, si porta sul 7 pari dopo 12 minuti e mezzo del primo tempo. Mezzo corona che gira, scambio di posto fra Gislimberti e Faig. Gislimberti al centro, Faig a terzino destro. Campestrini. Fallo su Gislimberti, gli arbitri fischiano il fallo. Gislimberti deve uscire, al suo posto entra Emma Girlanda. Gislimberti ha preso una brutta botta alla testa nell'azione precedente. Il gioco riprende, mezzo corona sempre in attacco con Campestrini. Girlanda, Faig. Campestrini. È sotto passivo, mezzo corona deve andare al tiro perché non ci sono più possibilità di
gli arbitri non fischiano nonostante Campestrini sia stata spinta, e quindi il Prato torna in possesso della palla e riprende l'attacco. Ala, dall'ala sinistra, Micotti Martina segna il gol del vantaggio, il primo vantaggio del Prato, che si porta sull'8-7. Campestrini prova il tiro, ma il portiere palla e la palla sulla respinta ritorna ai difensori del Prato, che possono tornare in attacco e provare ad allungare addirittura per portarsi a due lunghezze di vantaggio. Prato che fa sempre girare la palla, Martinelli ha provato la penetrazione, però Razzica ha parato. Gli arbitri hanno fischiato un fallo da 9 metri. Martinelli, Rossi, Martinelli, Charity che passa all'ala e Razzica, Niki para. Time out chiesto dal mezzo corona. Sonia Giovannini vuole mettere ordine, perché in diversi momenti il mezzo corona ha mostrato di buttare al vento troppe palle. Comunque una gara piuttosto equilibrata a metà del primo tempo, 8-7 per gli ospiti del Prato, che stanno dimostrando una voglia e notevole grinta per far bene in questa nuova esperienza della Serie A1 femminile. Dall'altra parte le ragazze di Mezzocorona che hanno ancora da trovare il bandolo giusto della matassa, pur mostrando degli spunti di buon gioco, ma troppi errori hanno caratterizzato questi primi 15 minuti, regalando troppe palle alla formazione ospite del Prato. Adesso il gioco fra poco riprende con palla al mezzo corona, che attaccherà per provare a pareggiare il risultato. Sempre Emma Girlanda in campo al posto di Gislimberti. Palla Feig, Emma Girlanda, Campestrini, Feig. Rigore per difesa in area e spinta da parte, addirittura 2 minuti per la giocatrice del Prato, per fallo su Giulia Feig del mezzo. 2 minuti a Martinelli, il centrale del Prato. Quindi rigore che si appresta a battere Campestrini del mezzo corona. Gli arbitri tutto pronto. Campestrini segna e il mezzo corona pareggia, 8 pari dopo 15 minuti e 45 secondi. Prato in attacco con una giocatrice in meno. Al centro si è portata Rossi, al terzino destro Borrini, Charity sempre terzino sinistro, Ucchino il pivot gioca all'ala destra, e però il numero 8 Borrini da fuori segna un gol splendido, e nella ribattuta Feig pareggia nuovamente.
Prato che riprende il gioco da centrocampo, fa girare la palla, Charity, Rossi, Borrini, doppio palleggio da parte della giocatrice del Prato e palla al mezzo corona che può provare ad attaccare per portarsi in vantaggio. Giada Veronese che però colpisce in pieno il portiere e quindi palla che torna al Prato che può nuovamente attaccare anche se in inferiorità numerica. Attacco non dei migliori del mezzo corona, Charity, Rossi, fallo da parte del mezzo corona su Rossi e quindi tiro punizione dai 9 metri, Rossi passa Charity, Ucchino segna e il Prato anche se in inferiorità numerica si porta in vantaggio per 10-9. Mezzo corona piuttosto falloso, sia falloso nel senso che troppi errori, troppi sbagli. Adesso tenta di far girare la palla e Campestrini da fuori in doppio appoggio riesce a pareggiare. Prato che rimette, Prato che è tornato, sono tornate tutte le giocatrici, Prato che chiama il time out dopo 18 minuti e 17 secondi. Siamo perfettamente in parità, 10-10, Prato che si è ricompattato, quindi tutte le giocatrici in campo, mezzo corona che sta tentando di rimettere in sesti le proprie idee per ridurre quelli che sono stati gli errori fatti in questa prima parte di tempo. Comunque una gara vibrante, tirata, tiratissima direi, che vede le due formazioni sul pareggio e quindi ha due formazioni tra l'altro giovanissime entrambe, quindi ci aspetta sicuramente, ci aspettano ancora altri 42 minuti di gioco intenso e vibrante. Tutti pronti per la ripresa del gioco con la palla al Prato che può nuovamente attaccare. Adesso Martinelli è passata all'ala, al terzino destro e Rossi a centrale, Charity sempre a terzino sinistro, Rossi, Ucchino, Martinelli, Charity che passa all'ala, palla, Razzica che para, un gran tiro dall'ala, è rientrata Gislimberti al posto di Campestrini, Gislimberti all'ala sinistra e dalla valle all'ala sinistra, Gislimberti a terzino sinistro. Però Girlanda sbaglia il passaggio su Gislimberti e quindi la palla torna nuovamente in possesso del Prato che può attaccare nuovamente. Martinelli è tornato a centrale, Rossi terzino destro, Charity terzino sinistro, Charity riesce a passare su Veronese ma Feig la ferma. Martinelli che da fuori trova il 7 e segna il gol del 1-0. Dall'ala sbaglia clamorosamente il tiro e se lo fa parare e quindi risultato 11-10 per il Prato che può attaccare. Piede dell'ala del Prato,
No, l'arbitro cambia e assegna un tiro da 9 metri a favore del Prato, che può nuovamente far girare la palla. Prato in vantaggio di una rete, 11-10. Prato, Rossi, Martinelli, Charity. Feig fa un fallo da 2 minuti su Charity e l'arbitro fischia un tiro di rigore a favore del Prato, che può provare a portarsi in vantaggio di 2 reti. Charity segna, Pedrono riesce a parare, quindi il Prato per la prima volta si porta a 2 lunghezze di vantaggio, 12 per il Prato, 10 per il Mezzocorona, Mezzocorona che attacca in inferiorità numerica, 5 contro 6. Gislimberti purtroppo prende il palo e la palla esce, quindi torna in mano al Prato, che attacca nuovamente per tentare il massimo vantaggio dei 3 gol. Rossi, Martinelli, Charity. Difesa nonostante in 5, buona difesa da parte del Mezzocorona, che però non riesce a fermare l'entrata di Martinelli, che segna il massimo vantaggio e il Prato si porta sul 13-10 quando mancano 8 minuti alla fine del primo tempo. Mezzocorona che non ha ancora trovato il bandolo giusto della matassa. Troppi errori sia al tiro sia in fase di passaggio. E Dalla Valle riesce questa volta a segnare, portandosi il Mezzocorona sull'11-13. Niki Razzica che para, Dalla Valle quasi si fa intercettare il passaggio, però per fortuna Girlanda riesce a tenere la palla. Adesso il Mezzocorona che torna al completo è sotto di 2 gol, 13-11. Feig rientra, Girlanda a terzino sinistro, Feig centrale, Gislimberti si porta al centro. Gislimberti prova il tiro da in doppio appoggio da fuori, ma il portiere para e quindi la palla torna al Prato, che può attaccare per tentare nuovamente di portarsi a più 3. In questo momento il risultato è 13-11 per gli ospiti del Prato, che con Martinelli guadagnano un tiro di rigore, perché la difesa del Mezzocorona un po' ferma questa volta rimane tra i pali Niki Razzica. Charity si appresta a tirare il rigore che segna e quindi porta nuovamente il Prato avanti di 3 lunghezze. Prato 14, Mezzocorona 11. È tornata in campo Feig, che fa una penetrazione eccellente, però il palo gli dice di no. Sulla respinta la palla la prende Terrana, che subisce fallo, quindi Mezzocorona rimane sempre in attacco. Campestrini, Girlanda, Campestrini, Feig.
Faik che tira da fuori, ma il portiere para agevolmente e quindi il Prato può tornare in attacco con Rossi e Campestrini. Nel difendere su Rossi subisce anche un colpo, rimane un attimo a terra, però Prato in attacco, Campestrini ha dovuto lasciare il campo, contropiede del mezzo corona che accorcia e si porta sul 12-14 con Gislimberti. È stato fischiato un fallo di piede a Lauchino e il mezzocorona ha potuto recuperare la palla. Adesso Charity che comunque penetra la difesa del mezzocorona che appare e nella rimessa veloce Girlanda riesce nuovamente a segnare, quindi mezzocorona sul 13, però il Prato sempre a due lunghezze di vantaggio con 15 gol segnati in questa prima frazione. Prato che attacca, Charity, Martinelli, Rossi, la palla che gira sulle tre giocatrici di punta, Martinelli, Charity, Charity che prova il tiro da fuori però sbaglia la porta, palla a Faig. Faig che tenta il passaggio, però fanno un fallo su Girlanda che perde la palla, 9 metri per il mezzo corona che può ragionare e provare ad attaccare per ridurre a 1. Veronese che uccide di nuovo il portiere, un altro tiro stampato addosso al portiere da parte di Giada Veronese che impedisce di accorciare le distanze al mezzo corona. 3 minuti alla fine del primo tempo con il Prato sempre avanti di due lunghezze per 15-13. Si sono scambiate Rossi e Martinelli, Martinelli a terzino destro e Rossi centrale, Charity sempre a terzino sinistro. Ora Ucchino, la palla Ucchino, Martinelli, Charity, Charity che prova e segna. Segna con troppa facilità perché e Faig sbaglia completamente nella rimessa veloce, passa la palla alle avversarie e quindi il Prato può attaccare e rigore perché Charity ha subito un fallo da dietro con 2 minuti a Gislimberti e quindi rigore nuovamente e il Prato si può portare sui 4 gol di vantaggio. Si incarica del tiro di rigore Lauchino, numero 25, Virginia Ucchino contro Nicky Razzica. Nicky Razzica para e il risultato rimane 16 Prato 13 mezzo corona quando mancano 2 minuti alla fine del primo tempo. Mezzo corona sempre in inferiorità numerica. Dalla Valle, Girlanda, Faig, Girlanda, Faig, è entrata Eleonora Italiano al posto di Giada Veronese. Faig che
con un ottimo cambio di direzione penetra e segna il gol del meno 2. Mezzocorona 14, Prato 16, quando manca un minuto e 20 secondi alla fine del primo tempo. E bella azione del Prato che libera l'ala, però Razzica para e quindi la palla torna al Mezzocorona, che a un minuto dalla fine può attaccare anche se in inferiorità numerica per provare a ridurre lo svantaggio. Eleonora Italiano dall'ala si fa nuovamente parare, però la palla rimane al Mezzocorona. Italiano, Faik che sbaglia nuovamente il passaggio e quindi la palla torna al Prato, che può attaccare. Quando mancano il tempo è finito, quindi c'è solo è finito il tempo, per cui le due squadre a riposo quando il risultato alla fine, al termine della prima frazione, vede il Prato, gli ospiti del Prato in vantaggio per 16-14 con un Mezzocorona fino ad ora direi molto sprecone, un Prato più determinato, meno sprecone, ha finalizzato tutte le azioni possibili. Mezzocorona con qualche lacuna in difesa, e comunque la partita vede ancora 30 minuti di gioco a disposizione delle due squadre e il divario in questo momento è di sole due reti. Adesso vedremo cosa ci riserverà la seconda frazione. Ci sentiamo e vediamo fra poco.
tutto pronto per iniziare la seconda frazione di gioco in quel di Mezzocorona fra la formazione di casa e le ospiti del Touché Prato. Risultato che alla fine del primo tempo ha visto prevalere la squadra ospite per 16-14. Mezzocorona che si appresta a riprendere il gioco con il possesso della prima palla e tutto pronto per il fischio d'inizio da parte degli arbitri, e ci aspettano gli ultimi tre. Ecco il fischio d'inizio. Mezzocorona che attacca per tentare di ridurre il risultato ad una sola rete. In campo Veronese, Gislimberti, Faig, Girlanda e Betta. Betta all'ala sinistra, Girlanda, Faig e Aurora Gislimberti che in doppio appoggio tira alto sopra la traversa, e quindi la palla torna al Prato che può attaccare per provare a portarsi in vantaggio, per aumentare il vantaggio chiaramente. Anche la formazione del Prato rimane uguale. Charity che si è portata al centro, ma Gislimberti ferma immediatamente l'azione. Fallo, punizione ai 9 metri battuta da Lauchino. Al centro Rossi, fallo fischiato sul numero 8 Borrini, che si è adesso in questo momento sta giocando a terzino destro, la mancina Borrini. Rossi e dall'ala destra segna per portare il Prato in vantaggio di 3 reti, 17-14 per il Prato. Gli arbitri non vedono una spinta su Gislimberti e quindi il Mezzocorona perde la palla in attacco e il Prato può tornare a far girare la palla, e il Mezzocorona costretto a difendersi. Charity che prova il tiro ma Razzica para. Palla nuovamente al Mezzocorona, ora con Faig, Girlanda, Faig che fa un tiro improbabile, stoppato, e quindi in contropiede il Prato si porta al massimo vantaggio, più 4. Mezzocorona sempre piuttosto impreciso nei passaggi, nell'attacco, troppo frettoloso. Betta, Girlanda, Faig, Girlanda, Terrana, pivot fermata, fallo in favore del Mezzocorona. Giulia Faig, Emma Girlanda. Faig prova la penetrazione ma viene fermata, fallo in favore del Mezzocorona. Che tiro dai 9 metri, punizione dai 9 metri battuta da Terrana. Gislimberti che ha la palla, Girlanda, Faig che si fa parare, nuovamente il tiro piuttosto centrale e il Prato che torna in attacco. E Charity che segna un pallonetto e si porta sul massimo vantaggio, più 5 per il Prato in questo momento. E Gislimberti con un'azione assieme a Betta accorcia a 4 le distanze. Gislimberti che recupera e lancia Betta
che con un pallonetto prezioso fa, riporta il Mezzo Corona a tre lunghezze di vantaggio. Nel giro di pochi secondi il Mezzo Corona è riuscito a segnare due reti, riportando la partita nei binari. Comunque il Parato sempre avanti, più 3 per 19 a 16 dopo 4 minuti e 40 secondi. Prato che attacca, Ucchino, Charity. Charity che comunque segna la difesa del Mezzo Corona. Mezzo Corona che deve ribattere la partenza dal centrocampo. Ora tutto regolare in campo. Veronese all'ala destra, Gislimberti a terzino destro, e Betta dall'ala segna il meno 3, 17 a 20. Prato che batte e si riporta in attacco. Mezzo Corona che in questi ultimi due minuti è sembrato più determinato, ha finalizzato meglio le palle a disposizione. Però il Prato che attacca ora con Charity. Punizione per il Prato, palla, Prato che fa girare nuovamente la palla, Rossi al centro, Charity a terzino, e Campestrini in azione di contropiede solitaria a, è riuscita a segnare il gol del meno 2. Mezzo Corona che si porta a 18 reti fatte, il Prato sempre avanti con 20 reti all'attivo. Però palla al pivot Tauchino che riporta il Prato a più 3. Mezzo Corona che nella ribattuta, nella rimessa dal centro, quasi perde la palla, però Veronese che prova la penetrazione ma viene fermata. Quasi Veronese perde la palla e Campestrini passa la palla, il Prato sempre attento, e Prato che segna il vantaggio del più 4 e Girlanda ingenuamente prende due minuti di esclusione inutili, perché ormai l'attaccante del Prato era in vantaggio. Due minuti ancora al Mezzo Corona, esce Terrana ed entra Faig. Mezzo Corona in inferiorità numerica per i prossimi due minuti, con il risultato che premia il Prato per un più 4, 22 a 18. Betta, Faig, Gislimberti ha provato la penetrazione ma gli arbitri hanno fischiato un fallo. Prato sempre in difesa 6-0, Betta, Faig, Veronese. Adesso Mezzo Corona sotto passivo. Mezzo Corona sotto passivo. Quindi Gislimberti ha provato il tiro ma ha saltato dai 9 metri
cosa che non è ammessa, per cui la palla torna al Prato che attacca in vantaggio di 4 reti, 22-18. Mezzocorona sembrava che per due minuti avesse trovato il bandolo della matassa, però poi è tornato tutto come prima e in effetti il Mezzocorona sta facendo un sacco di errori e il Prato ne sta approfittando e si è portato in vantaggio sul 23-18 quando sono passati 9 minuti e 20 secondi. E Veronese passa la palla nuovamente nelle mani dei giocatori del Prato. Fallo su Veronese, fallo su azione molto 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 confusa sia da parte del Mezzocorona che da parte Mezzocorona che torna a pieni ranghi. Però dopo 10 minuti e Veronese finalmente riesce dall'ala a mettere la palla nel sacco e quindi Mezzocorona si porta sul meno 4. 23. Charity che para, Razzica, Campestrini ha provato un tiro da fuori però parato nella rimessa, la ribattuta è finita in mano al Mezzocorona che può nuovamente attaccare con Veronese, Gislimberti, Campestrini. Gislimberti che tira ma gli arbitri non fischiano nessun fallo per cui il portiere para e la palla torna al Prato. Prato che attacca nuovamente con Charity. Rossi ha subito fallo, Ucchino batte la punizione dai 9 metri, sempre Borrini a terzino e adesso la difesa molto più attenta sulla Ucchino per cui fallo da 9 metri sul pivot del Prato. Entrata di Martinelli che però sbaglia la porta e Mezzocorona che può attaccare con Campestrini, Faig. Campestrini fermata sui 6 metri, non riesce a passare la palla a Betta all'ala sinistra che era libera. Faig, Campestrini, Gislimberti, Faig, Campestrini, Gislimberti, Campestrini e Veronese questa volta mette nuovamente la palla nel sacco accorciando a 3 Prato che attacca 23-20 per Prato quando sono passati 12 minuti e 53 secondi. Time out chiamato dalla allenatrice del Prato che vuol rimettere ordine nella propria squadra che negli ultimi minuti ha subito due reti dal più 5 si è ritrovata al più 3 di questo momento.
partita a momenti vibrante dai due volti, Mezzocorona che ha degli sprazzi e nei quali sembra poter rimettere la partita sul binario giusto, ma Prato invece che continua con il suo gioco e redditizio fino a questo momento, imperterrito il Prato continua a macinare gioco e a finalizzare quasi tutte le azioni a disposizione. Il gioco è ripreso con Prato che ha sempre Charity a terzino sinistro, Rossi a centrale e Borrini a terzino destro. Campestrini che ferma Borrini che tentava, Prato che ha cambiato Lauchino, al suo posto è entrata Sandroni come pivot numero 13. E alzata la mano del passivo ha costretto il Prato a tirare da fuori area e Niki Razzica ha parato. Mezzocorona che si può portare in attacco, però Campestrini passa a Terrana non riesce a prendere la palla e la palla torna nelle mani del Prato che attacca nuovamente con Charity che viene fermata, Prato che rimette Prato che si è rimesso a far girare la palla ragionando. Fallo fischiato su Charity da parte di Prato che torna a far girare la palla e l'ala destra, la numero 15 Barbieri, segna il gol del più 4. Betta nuovamente fa un improbabile passaggio al pivot perché ha subito però fallo, per cui c'è una punizione dai 9 metri per il Mezzocorona. Ripreso il gioco, Betta, Campestrini, Faig, Veronese, Faig, Gislimberti purtroppo si fa parare il tiro dai 6 metri e quindi la palla torna al Prato che può attaccare in vantaggio di 4 gol. Sempre il Prato che macina gioco dopo che sono passati 16 minuti del secondo tempo e si trova in vantaggio. Contropiede e Gislimberti segna il gol del meno 3. 21 Mezzocorona, 24 Prato. Prato comunque ancora in attacco. Borrini, Rossi, Charity, questi le tre giocatrici di punta in questo momento. Gislimberti che Faig in contropiede che segna il gol del meno 2, Mezzocorona 22, Prato 24, su una bella palla recuperata in attacco da Gislimberti. Ora Prato nuovamente in attacco, sempre con Borrini, Rossi,
Charity. Gislimberti in contropiede e segna il gol del meno 1. Mezzocorona 23, Prato 24 dopo 17 minuti e 30 secondi. Mezzocorona che in questi ultimi minuti sembra aver ritrovato la verve, specialmente in difesa. Prato ha rimesso il sestetto, è entrata Martinelli al posto di Rossi al centro, Borrini sempre la mancina a terzino destro. Rigore per il Prato per il fallo subito da Martinelli da parte di Giulia Fai, che subisce anche l'esclusione di 2 minuti. Rimane Niki Razzica tra i pali e si incarica del tiro dai 7 metri Charity. Charity contro Razzica dopo 17 minuti e 55 secondi. Charity al tiro e segna e riporta il Prato avanti di 2 lunghezze. Mezzocorona in inferiorità numerica. Mezzocorona che deve capitalizzare per 2 minuti. E Betta, Martina Betta, con un incredibile tiro dai 9 metri, segna il gol del 24-25. Mezzocorona che si riporta ad 1 lunghezza su una palla improbabile che sembrava persa dal Mezzocorona. Prato che attacca comunque con Martinelli al centro, Charity terzino sinistro. Mezzocorona che si addormenta in difesa e subisce il gol del 26 dopo aver recuperato la palla. Comunque adesso Mezzocorona in attacco, dalla valle è entrata al posto di Terrana, visto che si è in inferiorità numerica, è entrata al centro dalla valle. Dalla valle al centro, Gislimberti, Veronese, dalla valle. Dalla valle che prova la penetrazione, ma Ucchino attenta, la ferma. Mezzocorona 26. E Gislimberti non trova la porta, per cui la palla ritorna in mano al Prato, che può attaccare a 10 minuti dalla fine della partita in vantaggio per 26-24. Prato che ha rimesso in campo i suoi punti di forza. Rigore per difesa in area da parte delle ragazze del Mezzocorona, rigore a favore del Prato che si incarica di battere Charity. Charity che segna il gol del più 3, Prato 27, Mezzocorona 24. Betta dall'ala però para, ma la palla finisce in fallo laterale e quindi torna nelle mani del Mezzocorona, che può attaccare per tentare di ridurre le distanze. Campestrini, Gislimberti entra dai 6 metri e sbaglia completamente la porta, per cui la palla torna ancora nelle mani del Prato. ...21 minuti e 30 secondi... sono trascorsi della seconda frazione, con il Prato avanti di 3 lunghezze. Prato che
il suo gioco. Giada Veronesi in contropiede da sola, si fa parare il tiro. Mezzo Corona che quest'oggi al tiro ha una percentuale di errore veramente elevata, ha sbagliato di tutto, di più al tiro. Prato in attacco, Martinelli al centro, Charity, Borrini, Martinelli, Prato che cerca i 9 metri quando mancano 7 minuti e 30 secondi. Borrini che prova la penetrazione, fallo, quindi punizione dai 9 metri. E Veronesi ingenuamente prende la palla mentre è in area, quindi la palla torna alle avversarie e il Prato può nuovamente attaccare. E Prato che segna nuovamente, 28-24. Mezzo Corona sembra veramente poco determinato. Gislimberti che prova un pallonetto incredibile, traversa e sbaglia ancora. Un'altra occasione da gol buttata al vento da parte del Mezzo Corona. Mezzo Corona che sicuramente ha una percentuale di errore al tiro che è esorbitante. I suoi pezzi migliori quest'oggi non hanno saputo mettere la palla in rete, mentre il Prato continua con il suo gioco, macina il suo gioco e finalizza mettendo la palla in rete. E segna un'altra rete, più 5 per il Prato, 29-24. Time out chiamato dal Mezzo Corona quando mancano 5 minuti e 48 secondi. Il Prato si trova in vantaggio di 5 reti. Mezzo Corona, i tecnici del Mezzo Corona stanno provando a mettere ordine fra le proprie giocatrici, mentre il Prato continua imperterrito concretizzando al meglio gli attacchi e difendendosi anche in maniera egregia. Riprende il gioco quando mancano 6 minuti al termine della partita. Il Mezzo Corona è sotto di 5 reti. È ritornata in campo Faig Campestrini, Gislimberti, ma contro la 6-0 del Prato e perde la palla. Il Mezzo Corona perde un'altra palla in attacco buttandola in fallo laterale. Il Prato può nuovamente attaccare quando mancano ormai 5 minuti al termine della gara e si trova in vantaggio di 5 reti. Impresa davvero ardua quella del Mezzo Corona di riacquantare la partita, anzi direi più che ardua, perché il Prato si sta giocando sempre
allo stesso modo, ma in maniera ordinata, corretta e finalizzando al meglio le proprie azioni di gioco. Mezzocorona che invece il Prato segna nuovamente dall'ala destra, portandosi sul più 6. Mezzocorona con Giada Veronese che riesce finalmente a segnare, accorciando a 5 reti il divario. Mezzocorona 25, Prato 30, quando ormai mancano solo 4 minuti al termine dell'incontro. L'impresa è davvero titanica, quella del Mezzocorona, per provare a riagguantare la partita. Betta recupera la palla, Campestrini lancia in contropiede, però lo lancia nelle mani di Charity, la quale può tranquillamente riprendere a far giocare la palla in attacco. Mezzocorona meno 5 quando mancano 3 minuti e mezzo al termine dell'incontro. Charity che prende l'incrocio dei pali. Adesso Mezzocorona che prova il contropiede con Gislimberti che finalmente segna il gol del 26. Il gol numero 26. Mezzocorona, quando mancano meno di 3 minuti, a 3 lunghezze, 4 lunghezze di distacco. Prato 30, Mezzocorona 26. Il Prato sembra che il suo esordio nella massima serie nazionale sia stato sicuramente dei migliori, portando a casa, ormai mancano poco più di 2 minuti, 4 gol in poco più di 2 minuti. È un'impresa abbastanza ardua, o piuttosto ardua, per il Mezzocorona. E il Prato comunque che guadagna un tiro di rigore sull'entrata di Rossi, e Charity si appresta a battere quando il cronometro segna esattamente il 28esimo minuto del secondo tempo, e per cui mancano 120 secondi al termine della partita. Charity al tiro di rigore, Elena Pedroni in porta che tocca la palla, però la palla entra nel sacco e il Prato si porta sul più 5. Prato 31, Mezzocorona 26, ma nella ribattuta il Mezzocorona riesce nuovamente a segnare e si porta sul 27-31 quando manca un minuto e mezzo al termine della gara. Prato che chiama un time out quando ormai manca un minuto e mezzo e 4 minuti al, no, 4, un minuto e mezzo al termine della gara, e 4 gol di scarto vedono il Prato prevalere sul Mezzocorona, che oggi si è dimostrato veramente molto molto falloso al tiro, ha sbagliato tantissimo al tiro, ha costruito ma non è riuscito a finalizzare. Di contropartita il Prato è riuscito a mettere in campo una partita corretta, macinando il suo gioco sempre e finalizzando poi tutti i tiri, tutte le azioni, finalizzandoli al meglio. Prato che attacca, Rossi che attacca e segna il gol numero 32, portando il Prato a più 5. E nella rimessa Mezzocorona sbaglia nuovamente, Prato che attacca e segna addirittura il gol del più 6. 33 Mezzocorona, 27
33 Prato, 27 Mezzo Corona. Betta prende la traversa, mancano 55 secondi, Mezzo Corona sta perdendo dal Prato di 6 gol, ormai la partita è belle che terminata e il Prato non poteva esordire al meglio se non con una vittoria in casa di quel Mezzo Corona che tra l'altro fa un fallo inutile e provoca un altro tiro di rigore a favore del Prato. Si incarica Charity del tiro di rigore e segna. Mezzo Corona 27, Prato 34. Un incredibile Campestrini in contropiede, si fa parare. Incredibile partita da parte del Mezzo Corona, costellata da errori al tiro inenarrabili, mentre Prato corretto, un gioco pulito, e adesso segna anche il gol del 35, gol numero 35, 8 gol di scarto al Mezzo Corona nell'esordio nella massima serie da parte del Prato. Mezzo Corona che deve veramente recriminare molto su quello che ha fatto in campo, specialmente quello che ha riuscito a fare al tiro, molto poco direi, e deve anche sicuramente aggiustare diverse cosine per poter proseguire al meglio. Sabato prossimo tra l'altro il Mezzo Corona dovrà affrontare i campioni d'Italia del Bressanone in una gara che sicuramente sarà non difficile ma difficilissima. Bene, questo per questa sera è tutto, buonasera a tutti e vi aspettiamo su Eleven Sport per le prossime gare.